Tina non seppe più che dire. C'erano dei coccodrilli là fuori, tra la neve. Avrebbero mangiato anche lei. Ma il suo piccolo stava male. Doveva portargli le medicine. Ma come fare? Dobbiamo uscire lo stesso, coccodrilli o non coccodrilli. O almeno io devo farlo. Avrei bisogno del tuo aiuto, ma non ti posso mica obbligare, disse la volpe. Babe si sentì mortificato. Ma la paura era più forte di lui. Non poteva farci niente. Se fosse stato mangiato, non avrebbe mai più potuto avere una mamma. E soprattutto, la speranza che aveva nel cuore. Cioè, che sua sorella Cinzia fosse ancora viva, che lo stesse ancora cercando, non si sarebbe mai potuto avverare. Era meglio stare a riparo lì dentro che affrontare il mondo cattivo che c'era lì fuori. Chissà che faceva Amalia, però. La pantera che per prima si era presa cura di lui, quando era arrivato per la prima volta nella foresta centrale. Mamma Amalia, che bel suono che aveva il suo nome. Poi le parole di Tina lo riportarono alla realtà. Lo sapevo, se sono un codardo! Babe rimase a bocca aperta a sentirle. In cuor suo, Tina si mortificò. Non pensava davvero quello che aveva detto. E anche se lo avesse fatto, non aveva alcun diritto di dirglielo. Lo conosceva appena in fondo, ma aveva davvero bisogno di lui. Fuori era buio e aveva paura. E qualunque cosa l'aspettasse, non voleva affrontarla da solo. Doveva spronarlo. Che cosa hai detto? Le chiese Babe. Che sei un codardo, gli ripeté Tina. Rillo, sei coraggio, le incalzò lui. Codardo, urlò lei. In tutta risposta, Babe si riempì i polmoni d'aria, fino a che il corpo non gli si gonfiò come una mongolfiera e le zampette non gli diventarono viola. E poi soffiò, con gli occhi chiusi. Nella sua mente si pentì immediatamente di quello che aveva fatto. Si immaginò una caverna distrutta dalla potenza del suo soffio e la volpe dispersa chissà dove da un tornado. Ma quando aprì gli occhi, Tina era ancora lì di fronte a lui, con le zampe sui fianchi. Hai finito? Gli disse. Ma, balbettò lui. È il mio super soffio? Chiese più a se stesso che alla sua ospite. Lascia perdere il tuo stupido soffio, disse Tina. Ora mi aiuti. Oppure vuoi rimanere tutta la vita a nasconderti? È bello a volte, è rassicurante, certo, ma non lo si può fare per sempre. Capisco come ti senti, ma non devi affrontare il dolore in questo modo. Altrimenti è vero che gli animali malvagi non ti possono trovare, ma neanche chi ti vuole bene potrà mai farlo. Mai. Allora sì che sarai davvero solo. Le parole di Tina gli avevano fatto male in un modo strano, da non saperne spiegare bene il motivo. E forse proprio per questo avevano colpito nel segno. Ma che doveva fare allora? Alla fine non poteva lasciarla sola. L'aveva appena conosciuta, certo, ma questo non lo giustificava nel voltarle le spalle così. Era un animaletto in difficoltà, come lui del resto, che voleva solo tornare a casa, dal figlio. Mamma, pensò. Andiamo, disse all'improvviso, con tutta la determinazione che riuscì a tirare fuori. La volpe sorrise. Sei sicuro? Gli chiese. Hulk! Rispose lui.